Salve a tutti, ragnacci appassionati di mitologia. La stesura di questo testo è opera di Vittorio Grivit Grimaldi, del canale Mitologicamente Grivit. Vi lascio il link in descrizione e vi invito ad andarlo ad ascoltare, perché lui conosce veramente tutto sulla mitologia e qualunque tipo di mitologia, intendo. Ora, se vi piace quest'opera e il modo in cui la leggo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, a mettere mi piace al video se vi è piaciuto, a commentare e, se aveste voglia, a condividere il video con le persone che conoscete. Ah, potete anche abbonarvi al canale se volete. A proposito, ringrazio i miei due abbonati per il momento, Mirko Chris e Lovely. Grazie del vostro supporto. Il Ragnarok di Vittorio Grimaldi. Come innumerevoli altre notti, il padre universale si ritrovò vittima del torpore e del sonno mentre era ancora seduto sul suo trono, nelle ormai vuote sale del Valhalla. Come innumerevoli altre notti, l'anziano Odino, che tutto vede e tutto sa, chiuse l'occhio dopo l'ennesima giornata triste e cupa. Come innumerevoli altre notti, il signore di Asgard sognò un sogno vivido e reale, il cui passato e futuro presero a confluire in una sequenza di eventi ormai sempre più vivida, sempre più definita e definitiva. Quanto era passato dalla morte del dio buono Baldr, suo figlio prediletto? Un anno? Un secolo? Nel sogno, Odino non ricordava, ma le immagini della sequela di eventi che portarono allo spegnimento della luce e della bontà nei mondi gli apparvero vivide davanti agli occhi ricolmi di sogni e oniriche profezie. Vide Baldr sognare la sua terribile morte e sua madre, Frigg, girovagare per i mondi a far giurare ad ogni entità animata e inanimata di non nuocere mai al suo adorato figlio. Vide il malizioso Loki, avvelenato da anni di soprusi e animato da una congenita malizia, ormai divenuta vera malignità, scoprire sotto le mentite spoglie di un'anziana Asinia che Frigg non aveva imposto tale giuramento al tenero vischio che cresceva sui tronchi delle querce. Vide infine Loki armare il cieco Other, con una freccia fatta dello stesso vischio, il dio arciere scagliare il suo dardo e Baldr, il buono, crollare all'istante, trapassato dall'arma più terribile ed innocua mai creata. Il padre universale rivisse con mestizia i momenti del cordoglio e del funerale di Baldr, la folle corsa del figlio Hermond per reclamare l'anima del buon fratello dal regno di Hel, il tentativo ultimo, imposto dalla severa signora del regno dei morti, di far piangere il cosmo per riportare Baldr in vita, fallito a causa della gigantessa di nome Thokkr, che decise di non piangere per un dio a lei sconosciuto. Baldr rimase a Helheimer e Odr fu condannato alla morte per mano di un figlio che Odino creò con il solo scopo di esigere una crudele vendetta, l'ultimo vero atto da dio della forca del padre universale. Dopo quello, Odino visse tutto ciò che avvenne con la passività che solo qualcuno a conoscenza del futuro ineluttabile poteva possedere. Loki, ubriaco, confessò il suo crimine di fronte agli dei riuniti sotto il tetto dei signori dei mari. Aegir e gli Aesir lo condannarono all'eterna prigionia in una caverna lontana da tutto e tutti, legato ad una roccia con le budella dei suoi figli e tormentato per l'eternità da un serpente che sbavava sul suo volto un terribile veleno corrosivo. La triste moglie, Sigyn, decise ad arginare quella sofferenza per quanto le fosse possibile. A Odino era parso che quell'evento fosse stato il vero ultimo atto della sua vita, poiché, dopo quella terribile condanna, tutto il mondo degli dei parve cadere inesorabilmente in un profondo torpore. Il sonno degli dei lo avevano chiamato alcuni indovini, consultati dal grigio viandante infiniti anni prima, quando Odino ancora cercava disperatamente di evitare il crepuscolo. Ma i tempi della lotta e del rifiuto erano ormai giunti al termine e Odino, immerso in quel sonno così profondo e angosciato, si abbandonò al flusso delle visioni che aveva, nel corso di innumerevoli anni, raccolto da spiriti, streghe, indovini, veggenti, dei e mostri. Si abbandonò alle parole terribili della volva che aveva richiamato dai morti. Si abbandonò alle parole che secoli prima gli descrissero l'avvento del crepuscolo degli dei, il Ragnarok.
La conoscenza di Odino, immerso in un sonno profondo a dir poco, fu scossa da gelidi venti dell'inverno che, morta la luce del mondo, presto avrebbe tormentato l'intero creato. Un inverno lungo 3 anni, rigido e freddo come nessun altro inverno era mai stato. Un inverno talmente crudele e spietato da soffocare ogni calore, spezzare ogni mente e immergere i mondi nella violenza più animalesca. Fratello avrebbe ucciso fratello. Padre avrebbe ucciso il figlio. Pade sarebbero state infrante e scudi sarebbero stati spezzati. Così come avrebbero fatto tutti i vincoli e i legami al termine del Fimbulvetr, il lungo inverno. Ogni catena si sarebbe rotta sotto il peso di una fine scritta dalle Norne, tessitrici del fato, ancor prima che Odino e i suoi fratelli uccidessero il gigante primordiale Ymir e con le sue carni dessero forma a Midgard e a tutto il creato. Skoll e Hati, i giganteschi lupi, figli di Ferrinsulfr, avrebbero posto fine al lungo inverno inghiottendo finalmente gli astri, che fin dalla loro nascita avevano braccato senza sosta, il sole e la luna, uccidendo le due divinità che guidavano i loro carri. Fenrir, figlio di Loki e Angerboda, padre di tutti i lupi, il divoratore, la più grande bestia di terra che il cosmo avesse mai visto, avrebbe finalmente visto Gleipnir, la corda incantata creata dai nani, con cui gli asi lo avevano vincolato per l'eternità, spezzarsi e lasciarlo libero di devastare il mondo, divorare ogni cosa sul suo passaggio e incamminarsi verso il suo ultimo obiettivo. Odino, il padre universale stesso, che con l'inganno lo aveva imprigionato. Jormungandr, secondo figlio di Loki e Angerboda, il serpente del cosmo, si sarebbe svegliato dal suo torpore e sarebbe emerso dal mare infinito attorno ai mondi, inondando ogni terra emersa e bruciando tutto col suo terribile veleno. Correndo anche lui verso la sua nemesi, il possente Thor, il dio del tuono, l'unico abbastanza forte da sollevarlo e gettarlo in mare quando gli Aesir avevano tradito anche lui. E Loki. Nel sogno Odino vide, con le lacrime agli occhi, il fratello di sangue liberarsi dai vincoli e avvolto di furia e magia sprofondare nel regno della figlia Hel, prendendo il comando di un esercito di dannati e salpando verso il suo obiettivo ultimo sulla nave d'unghie, Nagalfar, simbolo dell'incuria degli uomini per i propri cari defunti e per i resti del loro corpo non accuratamente disposti. Le anime degli ultimi, dei disperati e dei criminali, degli illusi e dei traditi, avrebbero seguito il primo tra loro e la regale figlia verso la piana di Vigilfer, dove l'ultima battaglia avrebbe avuto atto. Dove già l'esercito degli Jotnar si era preparato e dove anche i misteriosi Muspelmegir, giganti di neri tizzoni e fiamme cremisi, si stavano dirigendo guidati dal crudele Surtr il Nero, il loro sovrano. Odino continuò a sognare e vide Heimdall, guardiano di Asgard, suonare il suo corno dopo aver visto, con i suoi portentosi occhi, gli eserciti nemici in movimento. Vide Thor salire sul suo carro e Freyr armarsi di un corno di cervo e cavalcare su Gullinbursti, salutando l'amata moglie per il cui amore aveva abbandonato le uniche armi capaci di salvarlo dalla fine imminente. Vide se stesso guidare le anime dei guerrieri del Valhalla e la terribile Freya fare altrettanto con quelle di Volkfangar, sua dimora privata. Da quel momento in poi, il padre universale prese a vedere quei momenti attraverso gli occhi di se stesso del futuro, attraverso gli occhi di quello spettro di un domani fin troppo prossimo. E si vide in galoppa al possente Sleipnir, dalle 8 zampe, cavalcare in testa allo sconfinato esercito di Asgard, lungo il Bifrost, il ponte arcobaleno, circondato da figli, fratelli e alleati. Sentì il sangue ribollire nelle sue vecchie vene, un'ultima volta, prima di approdare finalmente
sulla sconfinata piana che avrebbe fatto loro da ultimo campo di battaglia e da tomba. L'arrivo dell'esercito a Æsir e il suono del corno di Heimdall furono all'inizio della grande battaglia, l'inizio dell'ultimo grande massacro tra fratelli. Æsir e Vanir lottarono contro Jotnar e Muspelmegir, accompagnati dalle anime di eroi valorosi e sventurati criminali. E il primo a cadere fu Freyr, proprio di fronte a Odino, mentre cercava con ogni briciolo di forza che aveva in corpo di resistere alle fiamme implacabili di Surtr il Nero e della spada destinata a porre fine ai mondi. Odino cavalcò ancora, incurante della morte attorno a lui, osservando Jormungandr, il serpente del mondo, inghiottire Thor e poi venire da questo colpita dall'interno e sventrata. Il padre di tutto, orgoglioso, vide il figlio sollevare al cielo Mjolnir, leggermente corroso dal veleno della prole di Loki, prima di cadere in terra, privo di vita. E Odino, piangendo, continuò ancora a cavalcare, osservando a diverse yarde da lui Loki e Heimdall duellare. Illusioni e verità si intrecciarono sui fili delle loro lame prima che i due si ammazzassero a vicenda. Heimdall, trafiggendo Loki con la sua spada e l'ingannatore, avanzando sulla spada che l'aveva trapassato per sgozzare il guardiano di Asgard. Odino pianse ancora ed urlò in preda al Berserkganger, ma a nulla servì caricarsi di furia. Ferrir corse verso di lui, ruggendo di rabbia, maledicendo il giorno in cui dal salgemma il nonno e il padre di Odino erano emersi nell'universo. Fenrir, immenso e famelico, inghiottì Odino e lo massacrò fra le sue zanne, non risparmiando neanche la vita del cavallo del suo avversario, che in realtà era suo fratello. Il signore di Asgard, immerso nel sogno, soffrì un dolore indicibile prima che la sua coscienza riprendesse a fluttuare lontano dal corpo, sorvolando una landa ormai immersa nel sangue e nel veleno, ammantata dal fumo e dalla frore di morte. Galleggiando su Vigrither, l'occhio del grigio viandante osservò il suo figlio più possente, Vidar, il silenzioso, vendicare la sua morte spezzando la mascella del lupo Ferrir con lo scarpone che si era costruito con lo scarto di cuoio di ogni calzatura mai esistita nei mondi e finirlo affondando Gungnir, la lancia infallibile rimasta incastrata tra i denti del lupo nel cranio della bestia. Odino vide Freya volare via, Magni e Modi, figli di Thor, recuperare il martello del padre, Niorder cercare di condurre via gli Æsir e i Vanir ancora impegnati nella battaglia, ma Surtr aveva deciso che fosse giunto il momento di porre fine al cosmo. Il re dei giganti di fuoco alzò la spada, nera e fiammeggiante, urlando arcane parole che nessuno, tranne forse il primordiale Ymir, avrebbe mai potuto comprendere. Quindi la abbatté sul suolo e tutto bruciò. Tutte le anime, tutti gli dei, tutti gli esseri viventi rimasti, la terra e il cielo stessi. Tutto bruciò sotto le fiamme primordiali di Surtr e il cosmo fu ridotto in cenere, di fronte allo sguardo della coscienza di Odino. Il padre universale aveva sognato quella scena mille e mille volte, risvegliandosi sempre nel momento in cui le fiamme lo avvolgevano. Ma quella volta Odino non si svegliò e finalmente ebbe modo di vedere ciò che sarebbe accaduto dopo la battaglia. Estasiato e meravigliato, il vecchio dio vide dalla cenere emergere fili d'erba brillanti, margherite bianche come la luce più pura, e Baldur, accompagnato dal fratello Hodur, vivo e fiero, bellissimo e ammantato di una gloria impareggiabile. Njordr sbarcò poco più distante, ferito ma ancora vivo, felice di vedere il dio buono e l'arciere cieco nuovamente in vita, con in mano la vecchia scacchiera su cui erano soliti giocare da infanti.
Magni e Modi, figli di Thor, emersero da una caverna nel terreno, le mani strette sull'impugnatura corta e tozza di Mjolnir. Infine, nel cielo, prese a correre e a splendere un nuovo sole, guidato da una nuova dea, identica alla madre che l'aveva partorita in punto di morte. E al suo fianco, come presagio di sventura, volò un serpente, stirpe forse di Nidhogg, il drago che prima del crepuscolo mordicchiava le radici dell'albero del mondo, o forse Jormungandr, Odino non seppe dirlo. Un nuovo mondo, un nuovo cosmo, con nuovi dei a governarlo, coronato da una nuova razza mortale. Nella sua ultima visione, Odino vide qualcosa emergere dal tronco ormai divelto e bruciato di Yggdrasil. L'albero cosmico che, anche se devastato, ancora reggeva con le sue radici e i suoi rami ciò che era rimasto ed era rinato nel cosmo. Due umani, un uomo e una donna, che stringendosi le mani avanzarono nel nuovo cosmo come bambini appena usciti dal grembo materno. Lif e Lifthrasir, li chiamò Odino nel sogno. Vita e voglia di vivere. Odino versò lacrime di gioia all'idea che non tutto il suo lavoro sarebbe andato perduto. E il suono di Gjallarhorn, il corno di Heimdall, lo svegliò. Aveva dormito per anni, gli avrebbe detto di lì a poco Thor, corso a svegliarlo, e ormai il Ragnarok incombeva su di loro. Odino sorrise mentre indossava per un'ultima volta l'armatura da generale, preparandosi alla gloriosa morte che lo attendeva. Avrebbe sofferto il dolore del morso di quel famelico lupo un'ultima volta, stavolta nella realtà. Eppure la prospettiva di quel dolore gli parve così leggera, così liberatoria. Ormai sapeva che tutto quel dolore, seppur ponendo fine alla sua vita e a quelle di molti altri suoi familiari, non sarebbe stato vano, bensì solo l'inizio di un nuovo ciclo per il cosmo. Un ciclo che, si augurò, Baldr avrebbe condotto su una strada ben più gloriosa e luminosa.